Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi siamo qui con una nuova avventura trekking. Prima di iniziare, come al solito, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commentate, condividete il video con tutti i vostri amici e qui sotto in descrizione trovate il link con il mio profilo Instagram. Detto questo, via con la sigla! Oggi, nuova avventura trekking, come vi dicevo prima, e oggi saliamo sul Monte Cimone. Monte Cimone, io ci salivo quando ero molto 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 piccolo, in cima proprio, e niente, mi è venuta la scimmia, quindi oggi risaliamo. Vediamo se ce la facciamo e vediamo di portare a casa un bel video. Per questo iniziamo con l'arrampicata. Allora, la prima tratta di questa salita è la Fontana Bedini, a 1632 metri sul livello del mare. È bellissima d'inverno perché quando io ci univo che sciavo, la neve ovviamente arrivava qua al limitare. Adesso ovviamente vedete quanta neve veniva. Comunque è buonissima qua l'acqua, ovviamente la ripresa è buia perché c'è il sole dietro. Bravo Axe. Noi dobbiamo arrivare là in cima, tanto dobbiamo arrivare su a fianco a Vallaro, comunque paesaggi sempre, una bozza fiato. In più, mentre ci arrampichiamo, mi è venuto in mente un quesito. Io è la prima volta che faccio una scalata, un trekking così ad alta quota, da quando mi è venuto l'asma. Quindi boh, è tutto nuovo. Sarà anche una scoperta per il sottoscritto per capire se con l'asma, quindi con carenza di ossigeno, ci si riesce ancora ad arrampicare così tanto. Scopriremo insieme. Siamo quasi arrivati a Piancavallaro. Andando da qua si gode una vista stupenda. Siamo arrivati al rifugio di Piancavallaro a 1880 metri e nel quale arriva la funivia. Quindi volendo c'è dal Passo del Lupo che è là in fondo a qui la funivia. Vi tagliate via tutta la parte della Fontana Bedini che avete visto prima. Superato Piancavallaro vi trovate davanti a questa struttura, che da così non potrei non dirvi molto. In verità è una zona militare in quanto all'interno di tutto il monte c'è una base e da lì si accede all'ascensore. Praticamente c'è un ascensore che da là sopra arriva fino giù e qua c'è un tunnel che lo collega verso l'esterno. Adesso ci stiamo arrampicando proprio in vetta a vetta. L'ultima parte è parecchio ripida rispetto a tutto il resto del sentiero, quindi con molta calma si arriva su. Sempre più in alto. Siamo quasi in cima, questa qua è la stazione meteorologica e quello che vedete qua, tutto questo, è una galleria che serve per spostarsi da lì al polo principale, soprattutto in inverno, quando qua sopra praticamente questa galleria viene sommersa dalla neve, da quanto ne viene. E questo invece qua è tutto il versante toscano. E abbiamo finalmente raggiunto la meta del Monte Cimone a 2165 metri. Questa qua è la Madonna del Cimone. Mi sono dimenticato di dirvi che l'ascensore, quello che vi ho raccontato prima, viene aperto al pubblico quando c'è la festa della Madonna. Adesso si parte con la discesa, stiamo attenti a non scivolare e proviamo a fare la direttissima, che è la parte diciamo di percorso più ripida. Di solito si fa in salita, noi la proviamo a fare al contrario, dai. Axel mangia mirtilli. Una cosa che mi piace un sacco fare quando vengo qua su è raccogliere i mirtilli. Questi qua sono mirtilli selvatici, non quelli che trovate in negozio che sono enormi. Sono più piccolini, ma sono molto molto buoni. Bisogna raccogliere quelli più grandi. Vieni cameraman, mangiane. Oh. E sono molto buoni. Sì, lo so, bisognerebbe lavarli, ma anche così alla fine qua non c'è tanto inquinamento, quindi al massimo c'è qualche pipì. Buono. Bene. Escludendo che sono fucsia, ma chiaramente perché mi sono bruciato il sole, perché anche se mi metto la crema non serve a niente.
abbiamo concluso il nostro trekking al lago della Ninfa. Lo straconsiglio, bellissimo. E si trova ai piedi del Monte Cimone. Qua un po' di relax e poi dopo si va a casa a montare video. Detto questo, quindi, non ridere, è vero? Detto questo, quindi, se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate e qua sotto in descrizione, come al solito, c'è il link per il mio profilo Instagram. Vi invito a seguirmi. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!